Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Federico, buongiorno. Ciao, buon appetito a tutti, eh. Mimmo. Eccolo. Prima di cominciare, ho degli amichetti che vorrebbero che tu li salutassi. Ma ancora? Lo so, me lo chiedono. Ma tutti inventi, secondo me. Ma no, sono Michael Forza Roma. Come? Michael Forza Roma. Qual è il nome? Forza credo, Roma. Credo sia Michael. Ovviamente, no, c'ha ragione Federico, il nome è Luca quello. Luca e Mimmetto, quindi come te si chiama? Vedi? Li salutiamo. E salutiamoli, dai. Federico, li vogliamo salutare? Come no? Dai, salutiamoli tutti, dai. Mi hanno dato... Sono amichetti tuoi? Sì, mi hanno dato... forse un po' di più. Mi hanno dato simpaticamente del rompicoglioni. Sono contento di questa cosa. Va bene, però. Questa è una gran virtù. Io diffido di quelli che sono simpatici a tutti. Hai visto quello? Io mi preoccupo di quando uno... va d'accordo con tutti, non c'ha nemici, non litiga mai, secondo me sono le persone più finte in assoluto, quindi se ti hanno dato rompi i coglioni? Sì, coglioni. Scatole? Bene, dai, vuol dire che comunque hai qualche qualità anche te, dai. Ok, fantastico. Bene. Mimmo, senti, oggi gli esperti di mercato dicono che sia il giorno ultimo per questa trattativa che potrebbe portare Dzeko e Emerson Palmieri al Chelsea. Perché? Perché praticamente Monchi vorrebbe chiudere questo tipo di discorsi in uscita prima di Roma-Samp. Perché? Io ti faccio una serie di perché. Come i bambini. Perché non vuole distrazioni e perché poi il tempo stringe e magari non c'è tempo per acquistare altri giocatori in sostituzione. Oppure non c'è tempo per venderne altri. Che fai? T'ho bloccato? Fede, gli dai un schiaffetto per riprendere? Non ci sono, no, me devo riprendere pure io. No, scusate, allora. Io sono stupido, e quindi faccio solo ragionamenti stupidi. E questa è la mia grande qualità, essere stupido, e quindi faccio domande stupide. E rifaccio le domande che vi ho fatto ieri, ok? La Roma è capitato, l'offerta, dobbiamo ascoltare tutto quanto, ma nel caso si priverebbe di Dzeko e mettiamoci Emerson Palmieri, perché sono due pipponi che non sono funzionali al... discorso tecnico, oppure perché è un'occasione economica e finanziaria irrinunciabile e sputare su tutti quei soldi adesso sarebbe veramente una follia? È evidente che è la seconda opzione. È evidente, perfetto. Quindi se c'è questa necessità, ok, perché è la logica che ci spinge a pensare che questa sia la necessità, come fai a non pensare che qualora non venissero più ceduti Dzeko ed Emerson verrebbe ceduto qualchedun altro? Come fai a non pensarlo? C'è una terza opzione, forse. Vai, Mimmo. Mi piace che parli questo. Perché magari Dzeko non possiamo saperlo, perché figuriamoci se è giusto che uno riveli le sue strategie pubblicamente. Però Dzeko, chi fa il mercato della Roma, aveva pensato di cederlo comunque in estate, e magari un altro no, l'angolano di turno no. Questa è una notizia o una tua supposizione? No, sto mettendo sul tavolo le possibili. Ok, perfetto. È un calcolo. Sì, cioè, sì. Allora magari sì. C'era quel programma a media scadenza, si era anticipo, comunque dopo. Io sono sempre della stessa opinione, Federico. Io penso che se la Roma vende Dzeko va bene, conviene a tutti, però mi devi portare uno almeno di pari valore di Dzeko. Io mi preoccupo sempre di chi arriva, infatti. Il problema è semplicemente questo: la Roma vuole cedere Dzeko, benissimo. Io ho visto anche l'altra sera in casa della Sampdoria che se non segna Dzeko non segna nessuno, e di conseguenza io spero che la Roma, se davvero avrà l'intenzione di cedere Dzeko, per tutti quelli che sono i suoi motivi, a me non interessa. Io spero che la Roma prenda qualcuno che possa sostituire Dzeko in questo momento determinante della stagione. Ricordo a tutti che la Roma è quinta, è fuori dalla Champions League dello scorso anno, e che quest'anno arrivare quinta significa aver fallito completamente il campionato, assolutamente. Dalla Coppa Italia la Roma è già fuori, la Roma deve giocare un ottavo di finale di Champions League. Vorrei ricordare un'altra cosa, Mimmo, su questo discorso del quinto posto, che non c'entra nulla, però è un puro dato statistico. Era la posizione della Roma, quinto posto in classifica, che costò, a parte c'era stata pure Roma Spezia eccetera, e è una catastrofica Champions League, il posto è Rudy Garcia. Sì, c'erano stati anche tutta una serie di risultati negativi. C'era Roma Spezia, c'era la Coppa Italia vergognosa, c'era stata esattamente. La Champions League catastrofica, eccetera. No, però dopo un anno, dopo un altro anno, voglio dire, insomma, che non era stato straordinariamente positivo, voglio dire, no? Quindi c'era un percorso, diciamo. La Roma è quinta, manca ancora tanti, sono giocate soltanto 3 partite al giorno di turno, ne mancano ancora parecchie, se non per dire ancora un'altra volta tante per poter arrivare a Dama. Quest'anno poi è un campionato piuttosto strano, no? Se tu arrivi secondo o quarto non ti cambia niente, cioè tanto vince una
e tutte quelle che vanno dal secondo al quarto posto, tutte squadre che arrivano dietro la prima e che hanno, comunque hanno perso e non hanno vinto niente. Se tu arrivi quinto, fai una figura un pochettino barbina, diciamo così, perché nel momento in cui ci sono quattro posti per andare in Champions e tu arrivi quinto, un pochettino no, te scoccerebbe, giusto? Ma usiamo tutti i condizionali, quindi ultimatum, io credo che sia un doppio ultimatum, no? Sì, sì. Perché Gabriele dice, gli esperti di mercato ci dicono che oggi potrebbe essere il, poi bisogna vedere chi gli dice queste cose, certo, agli esperti, certo, di mercato, sì, perché certo, come tu ricordavi ieri, le polpette girano sempre più avvelenate in questo periodo. Ok, mettiamo che sia un ultimatum, benissimo, però io credo che sia anche un ultimatum doppio, nel senso che siccome si era partiti dalla probabile o possibile cessione di Bruno Pérez, poi si era passati alla probabile possibile cessione di Nainggolan, poi di Nainggolan si sono persi le tracce, fino a quando, questione di un'oretta fa, viene rilanciata un'indiscrezione, una notizia, fate voi, una voce. Esattamente, l'avete detto, immagino, sì, no? Sì, sì, come no. Esattamente, quindi fino a che non arriva il 32 gennaio, io lo continuo a ripetere, per me può ancora accadere tutto, perché non sono tanto le dinamiche di mercato, no, che ti portano a dover pensare una cosa di questo genere, quanto proprio la realtà degli ultimi tempi, perché io ripeto, e premetto sempre, se la Roma vende Dzeko e ci fa i soldi bene, basta che mi porta uno come Dzeko o uno più forte di Dzeko, benissimo, però se tu non vuoi privarti di un giocatore, tu le offerte sì, le ascolti, però manco gli dai retta. Capisco che la Roma non può permettersi di non ascoltare niente, capisco che la situazione è questa, capisco che tutti i direttori sportivi, dice Monci, fanno così. Io credo che non tutti i direttori facciano così, io credo che lo fanno quelli che sono pronti a, come posso dire, ad accogliere delle offerte, perché se tu non hai la necessità di sistemare qualche cosina, probabilmente ti tieni a giocare i tuoi, anzi vedi di comprare qualcuno per migliorare la rosa che tu hai a disposizione. Intanto poi le chiacchiere sono sempre quelle, siamo ormai quasi alla vigilia di un altro Roma-Sampdoria e siamo ancora qui a parlare di mercato, senza ricordare ad esempio che domenica sera sarà per l'ennesima volta una partita fondamentale, come ormai le sono tutte, e che le notizie che arrivano da Trigoria non sono positive, perché c'è ancora un sacco di gente che non sta bene, che ecco, probabilmente allora, non giocherà e quindi... Mimmo, io insomma onestamente più che parlarci addosso su un mercato che langue, perché bravo, tanto più che un mercato, tanto le notizie ce l'hanno solo gli esperti, quelli che si sì, dicono esperti, tanto diamone una, Maximovic va allo Spartak Mosca in prestito, sì, che era... lì poi ci spiegheranno tante cose, sì, pure sul costo del cartellino, sì, sì, esattamente, vabbè, sì, però va bene, dai, le possiamo capire senza che ce le spieghino, però lasciamo perdere, però bene. A parte questo, Mimmo, io vorrei capire invece una cosa. Cioè dal rientro all'attività agonistica dopo le due settimane di sosta in poi, il discorso fisico della Roma è stato una Caporetto. Sì, esattamente. Io senza fare i soliti, perché poi ogni anno ha preparazione, questo. Sì, le faciloneria, queste, ecco, io vorrei capire, spero sia allo studio da parte di Francesco, dello staff, di chi per loro, un'analisi attenta di quello che non va a livello quotidiano, la parte dei singoli giocatori, metodi, perché non è possibile vedere calciatori che cadono come mosche, sempre ciclicamente allo stesso tipo di problema, stesso muscolo, non lo so, io forse sbaglio. Beh, evidente. Io. No, non sbagli perché tu fai cronaca, quindi se tu fai cronaca porti, come posso dire, dalla tua parte dei numeri, dei dati, delle notizie, quindi è difficile dire che quello che tu dici non è giusto. Credo, spero, non ho dubbi che si stia cercando di capire come mai accadono queste cose. Io non so se ancora si è risolto in via definitiva la diatriba, il duello, l'antagonismo, che magari non è così acceso, ma che comunque magari esiste, fra coloro che erano e che sono i responsabili della preparazione atletica americani e quelli dello staff di Francesco. È un'altra cosa ridicola. È abbastanza, diciamo, da troppe volte l'abbiamo sottovalutata. Non è possibile che c'è uno staff di preparatori del presidente che magari sono più bravi al mondo. Io non sto dicendo che non sono capaci, sì. Non ho la competenza per dire se sono bravi o no. Assolutamente, nemmeno io non mi permetto. Ma stanno lì
E viene un allenatore, allora, quando se n'è andato, ovviamente dopo che se n'è andato e ha trovato un'altra società, quindi non era più pagato dalla Roma, anche da esonerato, Garcia ha detto: io non sapevo che farmene, mi hanno esautorato, io c'avevo il mio staff, mi hanno messo Rongoni, no? Rongone. Venne cacciato Spalletti Rongoni. Ha detto: tanto bravi, Carucci e Pettinati, sì, si fa come dico io, esatto. Ce l'ho io, e Di Francesco uguale. Quindi già c'è una criticità a quel livello lì, secondo me. Io non so se tutto questo sia causa di questi infortuni. Credo che però una situazione di questo genere sia una situazione abbastanza particolare che secondo me dovrebbe essere risolta in via definitiva in un senso o nell'altro. Non si può andare avanti, come dici te, tenendo due tipi di preparatori, uno che magari è più vicino alla proprietà e altri che sono più vicini, se non a diretta diramazione dell'allenatore, e quindi probabilmente hanno metodologie di lavoro diverse. Lo ripeto, io non so se questa sia la causa. È come, Gabriele, quando cercavamo di analizzare come mai si rompono tutti il crociato, no? Sì. Quante volte abbiamo detto: ah, può essere il campo, possono essere gli scarpini, può essere addirittura una marca di scarpini che facilita o che faciliterebbe, diciamo, questo tipo di infortuni. Noi non abbiamo certezza di questo, possiamo soltanto fare delle ipotesi, e fra le ipotesi legate appunto a questo altissimo numero di infortuni muscolari, come dicevi te, praticamente tutti nello stesso punto, ci può essere anche una preparazione atletica non ottimale, forse perché non c'è stata mai, ma questo lo diciamo da fuori, una unità di intenti, un qualcosa che insomma vada avanti in una certa direzione univoca, senza che ci siano più bivi, vado di qua, vado di là, faccio con questo, faccio con quello, decide questo, decide quell'altro. Insomma, però la situazione reale è questa. Perché? Allora, facciamo un attimo il conto. Bellissima immagine dallo stadio Luigi Ferraris in Marassi, Totti vicino a De Rossi e Sharawi, bella, no? Come no? Però il rischio è che domenica sera Stadio Olimpico sì, ci sarà proprio una tavolata di amici, Rinquadri, e minimo meno ci stanno quei tre, più magari ce ne metti qualche d'un altro, perché Gonalon è fuori. Poi Gonalon non ci hanno ancora detto esattamente, Gabriele, tu mi confermi che insomma l'unico che ha parlato di Gonalon in maniera concreto è stato Di Francesco nella conferenza stampa di vigilia della partita di Milano, quando disse che Gonalon sarebbe stato fuori più a lungo rispetto a Perotti. Poi Perotti, che cosa facciamo? Che facciamo? Come dice, una bella tavolata. Sì. E c'è da vincere la partita, perché la Roma è dal 14 dicembre, 16? Che sì, non vince, 16, Gabriele? Sì. 16 dicembre che non vince. Sarebbe pure ora che la partita la cominciasse a vincere, magari cercando di sfruttare anche gli scontri diretti o indiretti che ci sono tra le sue rivali. Ad esempio è un turno di campionato che, se tu batti la Sampdoria, sulla carta magari no, però insomma Milan-Lazio è una partita che la Lazio non se la porta da carta. No, no, in questo momento il Milan devi cominciare a fare pure questi ragionamenti, perché stai dietro, devi andare a cercare di recuperare qualche cosa, e tu recuperi soltanto se vince, se batti la Sampdoria, se non la batti. E allora magari so che ci sono delle citazioni, però prima delle citazioni vi pongo un interrogativo. Sì. Abbiamo parlato molto dell'eventualità che o meno che Dzeko giocasse contro la Sampdoria, no? Sì. Ne parlavamo anche alla vigilia, nell'immediata vigilia, tantissimo, ma anche nei giorni precedenti. Noi siamo quasi nella stessa situazione e si parla molto meno in questo caso della presenza appunto o meno di Dzeko contro la Sampdoria domenica. Perché secondo voi? Perché si dà per scontato che se l'affare non si chiuderà Dzeko gioca, ormai l'ha dimostrato Di Francesco, prima era un interrogativo, adesso non lo è più. Esattamente. Quindi l'affare, diciamo che non si chiuderà e quindi lui sarà in campo, oppure da qui a domenica potrebbe ancora una volta accadere che l'affare magari proprio oggi ultimatum, come dicevi te, possa chiudersi? No, penso che questa è l'unica cosa, secondo me è una bella domanda, però mi pare che Mimmo credo sia l'unica proprio situazione in cui è abbastanza chiaro il duplice scenario: se Edin Dzeko è presente è perché della Roma, gioca è evidente, insomma saremo al 28 e non giocherebbe solo nel caso se non gioca perché è partito esattamente, però che vedi come si dà tutto per scontato, cioè due giorni prima di Sampdoria-Roma non si parlava di così certezze, cioè, ma non in merito alla presenza in campo, proprio la presenza ancora di Dzeko. La situazione è quella, anzi sono passati ancora più giorni, si avvicina di più la fine del mercato e più si hanno meno certezze che qualcosa possa accadere. Io queste certezze, torno a ripetere, non ce l'ho, no, ma forse è meglio fare una citazione, vero Gabriele? Sì, Mimmo.
Vai. Ogni romano è buon. Mimmo, è ufficiale il prestito di Maximovic allo Spartak Mosca. Sì. Stavamo dicendo poco fa. Come te lo spieghi questo fatto che improvvisamente alcuni giocatori in estate, in alcune estati, sembra che non si possa giocare senza quelli a calcio? Mi ricordo D'Ambrosio anni fa, lo stesso Santon, spesso, e poi spariscono e vanno a giocare in campionato. Ma ti chiedo una cosa, a te sorprende maggiormente che Maximovic sia andato a giocare allo Spartak Mosca o che il Napoli un paio d'anni fa ha preso Maximovic a tutti quei soldi? Guarda che il Napoli l'ha pagato, ma il Napoli ha fatto queste operazioni. Mi ricordo anche Maximovic che si scagliò prepotentemente contro Mihailovic, che non lo voleva far andare via. Esattamente. Anche lo stesso Tonelli, che insomma ha preso pupillo di Valdifiori stesso, preso pupillo di Sarri e poi sparito nel dimenticatoio. Ma no, questo semplicemente per dire che poi errori di mercato, se così possiamo chiamarli, anzi così dobbiamo chiamarli, poi si fanno a tutte le latitudini, quindi non accade soltanto a Roma che magari si possa sbagliare un giocatore, come è capitato. Potremmo fare una lista lunghissima per ricordare i giocatori che sono stati sbagliati, però anche da altre parti succedono. Il problema qual è? Che cosa è successo? Facciamo l'esempio di Maximovic nel passaggio da Torino a Napoli. Cioè, se quello era un calciatore così bravo e veniva considerato il più forte difensore centrale del campionato, al punto che il Napoli è andato a prenderlo pagandolo un sacco di soldi, poi che cosa è successo? Lo stesso discorso si potrebbe fare per altri giocatori che magari sono arrivati da queste parti. Io faccio un nome perché mi viene in mente il riferimento a Maximovic. Mi viene in mente De Frel. Cioè, De Frel lo scorso anno al Sassuolo ha segnato 12 gol. Guardate che segnare 12 gol al Sassuolo è come segnarne 24, il doppio praticamente alla Juventus, perché devi essere sempre inserito in un certo contesto tattico in riferimento alla forza complessiva della squadra. E io lo dicevo ieri, io sto ancora aspettando il primo tiro nello specchio della porta di De Frel. Ha giocato poco, sì è vero, è stato sempre male e non è colpa mia, manco colpa sua probabilmente, però io ho la sensazione che lì qualcosa venendo da Sassuolo a Roma si sia aperto, sì. Perché io lo ricordo sto giocatore. Io lo ricordo perfettamente, Roma Sassuolo. Giocatore di categoria? È il dubbio. Ma giocatore di categoria che però in Serie A, lo ripeto, lo scorso anno. No, categoria, per carità, categoria dimensione provinciale o da grande squadra, che sia un giocatore Serie A l'ha dimostrato. Perfetto. Per carità di Dio. Poi può capitare anche che qualcuno faccia un anno 12 gol e poi non ne faccia più. Quanti esempi ci sono di calciatori che hanno fatto una stagione bene e poi si sono persi per strada? Io non vorrei che fosse questo il discorso di De Frel, però è un giocatore che a me manca. Quando io vado a fare i conti di quello che avrei sperato di vedere, proprio lui mi manca, più di Gengis Under, che veramente è stato preso un ragazzino, dice questo, ancora gira con il traduttore, l'interprete in panchina, voi lo sapete, no? Perché proprio non c'è bisogno anche di quello, perché non riesce a comprendere la nostra lingua, quindi figurati quante difficoltà, sai, tutti gli parlano intorno e lui non capisce quello che dice, è abbastanza complicato poi riuscire a entrare complessivamente in determinati meccanismi. Però io da De Frel mi aspettavo di più. Ovviamente, lo ripeto, ha avuto tanti infortuni, ha avuto poche possibilità di giocare, però quando ha giocato io non mi ricordo qualche cosa. Lui c'ha una faccia che spiega tutto, secondo me. È un giocatore, la fisionomica. No, nel momento in cui lo vedi, anche guarda, pensa, siamo non c'è fatto caso. No, l'espressione che ha proprio di hai presente quando ha sbagliato quell'occasione nel primo tempo, no? Che se l'era costruita bene, bella assist di Dzeko in profondità, fa il movimento suo classico, anche molto bene, rientra sul sinistro, anche per colpa, non solo per colpa, ma anche per colpa di quel campo vergognoso, la spedisce 2 metri alta, e la faccia di quello, Dio che ho fatto, cioè vedi proprio non il giocatore padrone di se stesso, della situazione reattiva, il giocatore vittima della sua condizione. No, questa è una cosa che personalmente avevo già affrontato anche in passato, nel senso che mi sembra che lui non si renda conto ancora di dove sta, che abbia un po' troppo timore anche di provare la giocata. Allora io vorrei che lui fosse un pochino più spavaldo, un pochino più spregiudicato, che tentasse qualche volta di fare qualcosa che vada anche fuori dal coro. Non vorrei che fosse troppo ancorato agli schemi, a quello che gli veniva chiesto in un certo modo, perché qui si gioca in maniera diversa rispetto al Sassuolo. E se è vero come è vero che qualora venisse ceduto Dzeko, la Roma poi resterebbe con Schick e De Frel, noi dobbiamo fare anche un altro calcolo, e fino a questo momento Schick ha fatto un gol soltanto in Coppa Italia, peraltro inutile, e De Frel non ha mai fatto gol.
Questo è un ragionamento che deve essere complementare a quello relativo alla partenza o meno di Dzeko, perché io te lo ripeto, vorrei che fosse chiara la mia posizione. La Roma vuole vendere Dzeko a gennaio perché incassa un sacco di soldi e fa un'ottima plusvalenza, benissimo, perfetto, però a me serve uno di pari, almeno di pari valore di Dzeko, ma mi serve subito, mi serve subito. Ecco perché l'inizio del collegamento, Gabriele ha detto la giornata dell'ultimatum, perché la Roma, io perché la Roma vuol capire anche eventualmente con chi dover andare avanti, in quale maniera, dove semmai andare a prendere qualcosa, o se invece sia costretta ancora a fare qualche cosa in uscita. Ecco perché si avvicina la partita, poi l'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di concentrarsi sulla partita, ma insomma io immagino che Dzeko stia pensando sì alla partita Roma-Sampdoria, come ovviamente sì pensava alla partita Sampdoria-Roma, ma probabilmente non sta pensando soltanto a quello. E del resto, come non giustificare, come non capire, dai, diciamo così, non capire anche un allenatore che magari in conferenza stampa si trova un pochino spiazzato, disorientato da una situazione che lui mai e poi mai probabilmente avrebbe voluto vivere. C'è un altro indizio proprio chiaro di questo disagio, di questa sorta di situazione un po' surreale, no? Lui è un ragazzo molto corretto, molto educato, anche con l'ambiente, con i tifosi, sempre disponibile. Stiamo parlando di Francesco? No, scusami, di Dzeko. Anche di Francesco è molto... No, infatti si poteva... In queste ultime, già nel ritiro quello del Nord, fra Inter e Samp, e anche ultimamente a Trigoria, lui proprio non risponde alle sollecitazioni dei tifosi, ma non perché sia diventato maleducato e menefreghista, proprio perché da un certo punto di vista vuole tutelarli, non vuole prenderli in giro. Beh, firmo il contratto, selfie a un tifoso da Roma, magari fra 12 ore sto con la maglia del Chelsea. Beh, quindi è una situazione veramente surreale. Sì, surreale, però a me sta bene così, perché io preferisco ma come no, ma infatti siamo in Champions col megafono, siamo in Champions col megafono, forza Roma, siamo in Champions con me. 12 ore dopo stava lì e faceva amala, perché noi dell'Inter siamo sempre stati, non va bene così, no? No, e soprattutto dopo dice Gabriele, anche... va bene o no? No, Mimmo, sai come sfondi una porta aperta? Ho capito, però tu mi devi dare manforte. Anche qui, perché non sai che conferenza stampa che ha fatto l'altro giorno a Milano col Post? Sì, col povero Iurio Giano. Ma io, di verità, mi ha colpito molto di più quella precedente la partita. Probabilmente si era messo d'accordo con qualcuno della partita per farsi fare una domanda e si è presentato con tutto il foglietto, con tutte le cose. Vi dico le cose che io non ho fatto alla Roma: non ho vinto 3 scudetti, non ho vinto la Champions League, non ho vinto, cioè tutta una roba così. Non serviva che le ricordasse, perché noi ma che non mi ricordo, ma non ho capito lo scopo poi di quella cosa io. Ma no, perché lui deve essere così, lui. Sai, la sindrome di questo, lui c'ha la sindrome di Mourinho, no? Ritenendo che basta trattare male qualcuno, farsi vedere un po' così, uno viene considerato un grande allenatore. Mourinho ce n'è uno nel mondo, qualcuno potrebbe dire anche per fortuna. Lui è convinto che creandosi dei nemici, ma anche là dove i nemici non ci sono, combattendo talvolta i fantasmi, lui possa rafforzare la propria posizione. In realtà non è così. Allora, c'è modo e modo di gestire una squadra anche da un punto di vista mediatico, da un punto di vista comunicativo. Di Francesco ha scelto la strada, secondo me, anche più inesagerata, esattamente, della sincerità, perché l'abbiamo detto l'altro giorno, no? Quando se tu fai una domanda sul mercato, ti fai una premessa, no? Io non parlo di mercato, eccetera, eccetera, poi ti fai una prima domanda, Capello faceva, manco ti faceva finire di parlare, ti ho detto che io non parlo di mercato, e sappiamo tutti quello che avrebbe detto Capello, però manco posso pensare che sia un difetto l'essere così sinceri, no Federico? Può essere una cosa da calibrare meglio. Ecco perché io mi aspetto che qualora domani noi ci trovassimo in conferenza stampa a gestire una situazione simile a quella attuale, dove ancora non c'è chiarezza di niente, va via, non va via, rimane, non va, di Emerson Palmieri non si parla più, perché Emerson Palmieri sta aspettando. Quella è una cessione importante, ragazzi. Ma come no? Ma è come una cessione importante, sì, perché poi allora mettiamo, io non lo so, mettiamo che le due partenze siano collegate, no? Sì. È evidente che il Chelsea prende tutto il pacchetto, poi la suddivisione dei soldi è evidente che tenderà, immagino io, no? Considerato il prezzo che tu hai pagato a Emerson Palmieri, a fargli lievitare un pochino di più il prezzo di cessione di Emerson Palmieri, no? Credo io, per un discorso di maggiore
plus Valenza, però quella è una cessione importante, alla fine forse sarà più importante quella, qualora dovesse andare in porto questa affare eccetera eccetera, però di Emerson Palmieri non si parla mai. Cioè, io, avete fatto caso una cosa, che Emerson Palmieri l'altra sera, in occasione della partita, San Torino a un certo momento si è scaldato, si è alzato dalla macchina e ha cominciato a scaldarsi. Beh, io non ho mai creduto che potesse entrare in campo, mai. Beh, anche se Colaro avrebbe avuto bisogno di In gran forma prima. Sta infatti, anche sì. Se Colaro avrebbe avuto bisogno di uscire prima, eppure no, non è stato preso in considerazione. Allora qual è la differenza fra Dzeko e Palmieri? La situazione è praticamente la stessa, eh? Eppure Dzeko va in campo, Emerson Palmieri no. Non mi dire che non serviva, serviva. Mimmo, tra i nomi che si fanno per il possibile sostituto di Emerson Palmieri c'è quello di Vidal, che però ha sempre fatto l'esterno a destra, a volte l'esterno a sinistra. Io non ancora devo capire bene come viene giudicato sto calciatore, se è un ala mediano, un terzino a destra, a sinistra. Quelli bravi a far tutto un pochino mi preoccupano, perché la Roma c'ha uno molto bravo a far tutto già, che si chiama Florenzi. Prende un altro che è bravo a far tutto, ricordando anche il discorso della specificità che fece il riservo di Francesco in occasione della sua prima conferenza stampa, un pochino mi preoccupa, però scusami, ti faccio finire. Quindi non si sa bene perché prendere un terzino destro, comunque uno che gioca a destra, anche se ha giocato a sinistra, però alto con il Siviglia, quando si dà via un terzino sinistro. Per cui con la redazione abbiamo fatto una serie di... Vai, un giochino, dai, sì, abbiamo cercato di capire qual è stato il miglior terzino sinistro della Roma, non di ruolo, delle ultime stagioni. Di ruolo, quindi diciamo non Mancino. Dai, no, Mancino però non terzino sinistro, tipo difensore centrale, è il nome di Juan Jesus. Lo scorso anno ha giocato 6 partite da terzino sinistro, con 5 vittorie e una sola sconfitta, quella in casa contro il Napoli. Era un'altra Roma, certamente, però non è che si fa, in un altro modo, che si fa questa valutazione perché si pensa di mettere a sinistra Juan Jesus in caso di emergenza. Spero che facciano pure quest'altro errore. Speriamo di no. Cioè, ricordiamoci che uno dei più forti terzini sinistri della storia della Roma era uno che era destro. È stato grande là. Quindi poi conta fino a un certo punto. Conta, sì, assolutamente. Ci sarà anche chi era terzino destro, Mancino. Assolutamente sì, è successo anche questo. Nella ci ha giocato tanto tempo lì, forse ha vinto anche qualche cosa. Sì, qualcosa. A destra, se non era. Insomma, quindi va bene tutto. L'importante è che prendano qualcuno, secondo me, quella è la cosa più importante. Cioè che non si cede Emerson Palmieri e si rimanga così. E poi prendi Vidal, sì, Vidal lo prendi perché pensi che ci sia bisogno di qualcosa di più a destra, perché Bruno Perez non te dà garanzia e quindi puoi tenere un po' più su Florenzi, o lo prendi per farlo giocare a sinistra? Ma se tu lo fai giocare a sinistra vuol dire che non gioca Kolarov. Cioè, io direi di fare una cosa, aspettiamo il 32 gennaio, per tirare le somme definitive, ovviamente, proprio sono un mago delle cose ovvie. Finora è stato complessivamente, Mimmo, in Italia almeno, un mercato che langue. Un mercato abbastanza ridicolo. Qualche giorno fa Eleonora Trotta sul Messaggero ha fatto proprio uno studio su questo argomento qui, che in Inghilterra hanno speso un mare di soldi e ancora non veniva contemplata la possibilità che andassero in Premier Dzeko e Emerson Palmieri, che comunque sono anche altri soldi. È vero che comunque hanno venduto, perché basta pensare quanto è stato venduto Coutinho, poi in qualche modo, non dico che di mezza, ma comunque in qualche modo riequilibra un po' la faccenda. Ma in Italia voi ditemi qual è stato il colpo clamoroso fino adesso, a qualsiasi livello, eh? Vogliamo parlare dell'Inter? L'Inter chi ha preso? Rafinha. Lisandro Lopez. Che probabilmente era sparito dai radar. Con Spalletti la sa giocherà meno della Nocchia. Assolutamente. Sì. E Rafinha è un'operazione tutta da verificare, perché insomma deve ricominciare a giocare. Per me, se riescono a prendere Pastore, non lo so, i miei dubbi, vediamo, lì migliorano, perché comunque al di là di che è un giocatore particolare, molto... Però che senso ha prendere Pastore nel momento in cui ha preso Rafinha? Questo mi sfugge. La posizione è quella, Cioè difficilmente poi tu trovi spazi a due come quelli se c'hai Candreva e Perisic. È finito lo spazio lì in mezzo. Il Napoli chi ha preso fino a questo momento? Come si chiama questo ragazzo che ha fatto le visite stamattina? Yun, okay. Il ragazzo dell'Ajax che non giocherà mai. Una bella riserva. Sì. Vabbè, la Juventus chi ha preso? Nessuno. La Lazio ha preso Caceres, già l'estate scorsa, ma non mi sembra che faccia il titolare. Quindi il Milan ha detto che non prenderà nessuno. Non ci mancherebbe pure.
un mercato di riparazione che fino a questo momento non ha riparato. Pensa se non ci fosse la Roma, che noia, che palle, che belle cose. Come farebbero le trasmissioni? Come farebbero tutti come farebbero? Gli esperti di mercato? Intanto, Mimmo, parlando di calcio estero, sì? Sanchez sembrerebbe essere nei guai con le regole dell'antidoping. Mannaggia, ma chi? Quale Sanchez? Alexis. E il Niño Maravilla. Il Niño Maravilla, sì. I dirigenti delle Devils e dell'Arsenal sono chiamati a giustificare l'assenza del cileno, che giovedì scorso non si è sottoposto a un controllo. Praticamente, per farla breve, in Italia si sono presentati. Sì, ma quello non c'era. Andati dipende, nella sede dell'Arsenal quando quello stava già al Manchester United. Cioè, che come fa? Capisci? Non è che dici, sai, gioco al Tottenham, all'Arsenal, sempre Londra è tutto sommato. Tu dici che hanno preso sta toppa? Così c'è scritto nell'articolo, Mimmo. Giovedì scorso alcuni funzionari dell'antidoping si sono presentati nella sede di allenamento dell'Arsenal senza però poter testare il numero 7 del Manchester United. Ufficialmente, però giovedì scorso credo lui fosse ancora un calciatore. No, dice ufficialmente trasferitosi coi Red Devils lunedì. Okay. Vabbè, sì. Ora i dirigenti delle due squadre saranno costretti a giustificare l'indisponibilità di Sanchez. Le regole della Football Association sono molto ferree. I club della Premier devono dare informazioni sull'indirizzo, l'ora di inizio, fine di allenamento e luogo di residenza del giocatore, tutto al fine di effettuare controlli. Sì, allora è vero che l'ufficialità è arrivata soltanto lunedì. Avete visto anche il filmatino di presentazione, certo, lui che certo. Suona il piano, le cose, sì, sì. Molto bello, molto romantico, molto, non c'entra niente col pallone, però va bene così. Però calcola che lui era una vita che di fatto era fuori da tutti i giri legati all'Arsenal, tanto non giocava, raramente si allenava, probabilmente perché c'era gli affari suoi, quindi sì, Mimmo, però cioè, se noi che siamo a Roma sappiamo questa storia qui, siamo in Italia, te pare che i dirigenti della Football Association non sanno che quello si è trasferito al Manchester United? Cioè una cosa, ma io ho visto fare anche di peggio qui in Italia a livello di insomma, come ti posso dire, te la fai raccontare ad Ubaldo alcune cose. Quando si andava a Napoli improvvisamente sparivano le valigette dell'antidoping. Sì, ma non voglio di questo, però insomma può anche capitare, no, che qualcuno prenda una toppa. Io ci voglio vedere la buona fede, voglio vedere il lato un po' più allegro di tutta questa faccenda. Ma Mimmo, sono giocatori che sono testati in continuazione, continuamente. Ti pare che uno si metta a fare una roba del genere? Perché no? Perché no? C'è gente che ci ha buttato dentro l'aranciata nella provetta tanti anni fa. Era un giocatore pure da Roma. Aranciata? Sì, magari. Federico, vuoi spiegare per favore? Puoi fare nome e cognome se vuoi, se non c'è mica problema. Questa non me la ricordo, però. Adesso noi ci salutiamo perché è arrivato l'ora del fatto. Infatti, contiamo. Tanti anni fa, dunque fammi ricordare, almeno un trentello, qualcosina di meno, così. Durante un controllo antidoping un calciatore non gli veniva, e allungò la propria bica un po' d'aranciata. Ma come si fa? Manco con l'acqua, con l'aranciata. Con l'aranciata, siete che stava a bere una Fanta, si era portata dietro e... Sì, tanto alle analisi, ma quando la sgami? Non c'è mai. Però è così, E c'è fu una risata, nemmeno una squalifica, una multa se non mi ricordo male, però insomma soprattutto una grande risata. Andate a controllare, fatevelo raccontare dagli ascoltatori, vi mandano messaggi, cose eccetera eccetera. Dai, e allora fatte contiamo. Solo Dio, vabbè. Dai. Hai detto te. Allora ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Fede. Ciao Mimmo, grazie. Gabriele, grazie. Ciao Mimmo, a domani. Ciao a tutti.